La questione del termovalorizzatore, che cade mentre appunto stiamo discutendo un tema fondamentale come quello del decreto, diciamo, PNRR, ma il termovalorizzatore di Roma è una scelta che era stata già, diciamo, presa dall'amministrazione di Roma, che ha già approvato anche il suo piano rifiuti, e questo è successo ben prima che vi fosse un congresso con le primarie. E quindi prima anche che si insediasse questa nuova segreteria. Non era oggetto del nostro programma, diciamo, delle primarie. Mi è già capitato anche in passato di dire che questo dibattito mi pare sia partito dalla fine, cioè il termovalorizzatore. A noi interessa oggi, diciamo, contribuire e accompagnare anche l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima, cioè una strategia forte ed efficace che punti su, diciamo, i principi dell'economia circolare, così come anche stabiliti dalle normative europee, e quindi su come riusciamo complessivamente a ridurre i rifiuti, ad aumentare la raccolta differenziata, a recuperare le materie prime e seconde con gli impianti che servono naturalmente per farlo, per poi ciò che residua, capire, diciamo, con quale impiantistica e per quali quantità gestirlo, ecco, questa è l'idea. E lì appunto l'amministrazione ha già fatto una sua scelta, peraltro un'amministrazione che devo dire ha ereditato una situazione molto complessa in questa città. Dopodiché a noi interessa, siccome anche qui, diciamo, nelle primarie noi non è che abbiamo mai assunto, diciamo, una posizione contro la procedura che è già in corso, ma siccome esistono sensibilità diverse, persino all'interno del nostro partito, io mi impegnerò, diciamo, a favorire, come ho sempre detto dall'inizio, un confronto nostro con i nostri amministratori, un confronto anche tra di loro, naturalmente, un confronto con la cittadinanza, insomma, per capire il come, ecco, con quali tecnologie, con quali compensazioni, per quali quantità.